La data cruciale è quella del 27 febbraio, quando i cassonetti marroni, ora presenti in centro storico per la raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, spariranno. Non ne rimarrà nemmeno uno, nemmeno quelli con il sistema interrato di stoccaggio in Piazzale San Francesco. Una piccola rivoluzione nella raccolta dei rifiuti domestici, quella presentata questa mattina per il centro storico di Modena dai responsabili ERA per i servizi ambientali Fabia Ferioli e Paolo Paoli, insieme all'assessore comunale all'ambiente Alessandra Filippi. Il 7 di febbraio, che è un lunedì, partirà la nuova modalità e si spegnerà tutto quello che esiste oggi, 27. quindi il 26 notte e il 27 mattina, tutto quello che vedete, quindi contestualmente l'avvio della partenza verrà rimosso, sarà il punto zero, lunedì 27.0 si ricomincia tutto da capo con i nuovi servizi, i nuovi calendari e tutte le nuove modalità. In centro storico insistono circa 8.000 utenze che da fine febbraio non avranno quindi più a disposizione i bidoni marroni. Quali allora le soluzioni nel momento in cui questi spariranno? Le soluzioni rimarranno due. La prima, organizzarsi, come diversi stanno già facendo in queste fasi preliminari, d'accordo con ERA e gli amministratori condominiali, per utilizzare gli androni interni degli edifici e i palazzi dove verranno installati contenitori comuni per la raccolta differenziata e spazi in cui depositare i propri bidoncini dell'indifferenziata. Qui gli operatori ERA entreranno nell'area interna privata dal portone principale di accesso utilizzando una chiave universale. La seconda, per coloro che non hanno a disposizione spazi comuni interni, è procedere conferendo nei giorni stabiliti dal calendario i rifiuti fuori dal portone di casa, come già avviene sulla strada, come spesso vediamo fare in caso di carreggiate strette o con poco spazio, sui marciapiedi, oppure, possibilità estesa a tutti, portando direttamente i rifiuti in uno di qualsiasi dei cassonetti tradizionali che rimarranno presenti a disposizione sui viali o in altre parti della città, in spazi che verranno potenziati, rassicurano i tecnici ERA, insieme alla frequenza nella raccolta, anche per evitare ciò che frequentemente già ora avviene in molte parti della città, ovvero che i pochi cassonetti tradizionali rimasti si trasformino, insieme alle aree in cui sono ubicati, in piccole discariche a cielo aperto, create da veri e propri pendolari del rifiuto. ERA ha calcolato che il 70% delle utenze in centro storico si trovano comunque ad una distanza tale da non superare i 200 metri dal primo cassonetto tradizionale disponibile. Per i rifiuti non domestici e per le attività di ristorazione o commerciali del centro storico, per le quali si stanno elaborando piani strutturali specifici, si predisporranno soluzioni che prevedono, come nel caso degli scarti alimentari, anche il servizio di raccolta fino a 3 giorni alla settimana, a differenza di quanto succede per la raccolta indifferenziata, che viene effettuata porta a porta una volta alla settimana. La data del 27 febbraio, quando tutto entrerà a regime, sarà preceduta da una campagna informativa. Dal 20 gennaio cominceranno ad arrivare le lettere a casa degli utenti, e dalla settimana successiva comincerà la consegna a domicilio dei kit per la raccolta. E dal 25 gennaio chi vorrà potrà andare alla Casa Smeraldo in via Razzaboni 80, presso la sede di ERA, a ritirare il kit. Nelle serate di lunedì 6 e lunedì 13 febbraio, inoltre, si svolgeranno all'Auditorium Beccaria 2 incontri pubblici informativi, mentre tutti i sabati mattina di febbraio e marzo, in piazza Mazzini, un infopoint sarà a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini. ERA, inoltre, ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio tecnico telefonico che risponde al 320-5762-417, attivo dalle ore 8.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato, che gestirà direttamente le richieste di informazioni specifiche sul progetto. Per le stesse tematiche rimane attivo anche il servizio di consulenza tramite mail casasmeraldo.centro@gmail.com.